Buon pomeriggio a tutti, ore 14:30, domenica, ancora qui a 5 chiacchiere con, io sono sempre Fabio Zinanni, e oggi abbiamo una diretta internazionale, anzi intercontinentale, perché ci viene a trovare Valerio Cataldi. E, come al solito, chi è Valerio Cataldi? Adesso faccio un breve excursus nel frattempo che si connette anche lui dall'Australia, precisamente da Sydney. Valerio Cataldi è un ragazzo, io lo chiamo ragazzo, ma c'è un po' più, qualche anno in meno di me, anche lui è del secolo scorso. Ingegnere informatico in Italia, dove lavora per grandi multinazionali, ma poi alla fine si è stancato perché, come sapete purtroppo, meritocrazia in Italia ne esiste ben poca, e decide di emigrare in Australia nel 2005. Che fa in Australia? Tutto, tutto. Riparte da zero, si rimette in gioco e fonda una delle più importanti agenzie per italiani all'estero, che è Australian Board, e oggi è il CEO di International Study Solutions, nonché imprenditore in Australia, dove fa una miriade di cose che adesso vi racconterà lui appena si connette. Eccolo, lo vedo che appare. Valerio, Buongiorno, buonasera. buongiorno Fabio e buongiorno italiani, Italia. Italia, come stai? Benissimo, benissimo, rilassato, ottimamente. Qui in Australia, grazie a Dio, la quarantena è stata molto più semplice, molto più, diciamo, molto meno pesante rispetto all'Italia. Adesso Che ore sono lì? sono le 10:30 di sera. Ah, quindi ti abbiamo preso pelo pelo prima di andare a dormire. No, beh, c'è ancora tanto da fare qui. Quando poi lavori su due paesi, che possa essere Italia e Australia, capirai, praticamente non hai quasi orari a volte. Ti Sei devi un imporre di andare a dormire. notturno. Beh, sì, a volte capita, sì. Senti, stavi parlando di quarantena, però prima di arrivare a quello, dimmi se ho sbagliato qualcosa sulla descrizione di quello che hai fatto fino ad oggi. No, 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 anzi, hai detto pure troppo, nel senso Ah, che... ok. Nel senso che mi ha dipinto anche un po' più grande di quello che penso che sono, quindi comunque sia, no, Perché sei troppo modesto. E questo te lo dico no. io perché ti conosco ormai da qualche anno. Speriamo, speriamo. Quindi dicevi, sta quarantena, come l'avete passata lì in Australia? Ma siete fuori innanzitutto dalla quarantena oppure siete Allora, ancora no, anche lockdown? qui si stanno, che qui è un po' più complicata, perché il discorso come funziona è che praticamente noi abbiamo un primo ministro che dà delle leggi, poi ogni stato, praticamente l'Australia è divisa in stati e in territori, ogni stato e territori praticamente ha un po' la libertà di potersi fare un po', diciamo, o delle scadenze o delle pseudo leggi per conto loro, quindi delle parti di legge dove loro aggiustano, quindi c'è chi magari può. Se il primo ministro dice adesso siamo tutti quanti in fase 2, un territorio, per esempio New South Wales dove c'è Sydney, potrebbe decidere di entrarci più tardi in fase 2 rispetto magari a un Queensland che magari è centrato subito alla dichiarazione del primo ministro. Quindi, oppure creano delle restrizioni interne che sono diverse di stato in stato. Qui il fatto che di stato in stato cambia tante leggi, per esempio a volte la patente di uno stato per guidare non è valida nell'altro stato, poi tra l'altro c'è l'Australia. Tante persone dall'Italia non se ne rende conto perché non siamo abituati noi a pensarlo, ma l'Australia, cioè, tra un estremo e l'altro ci sono quasi 2 ore di fuso orario, quindi allora ci E sono 5 ore e anche, mezza di volo, questo te lo dico io. cioè, praticamente 2 volte e mezzo l'Europa, quindi che succede? Che anche questo qui cambia tanto anche a livello politico e soprattutto organizzativo. Però onestamente abbiamo passato bene rispetto all'Italia, cioè non abbiamo avuto, abbiamo degli obblighi che ci imponevano di stare un po' a casa, nel senso ci dicevano state a casa, limitate quanto più possibile i viaggi, se non strettamente necessari per lavoro o per appunto acquisti, però sostanzialmente nessuno ci vietava di andare a fare una passeggiata a un parco vicino casa, piuttosto che a stare in giardino, piuttosto che ci consigliavano, quasi un ponevano di fare delle cose tipo appunto mascherine, guanti, eccetera, eccetera, però comunque non è stata una cosa Come è stata qui in pesante Italia? come l'Italia.
Capito? Poi ovviamente chi ha preso le parti più pesanti, tipo multe belle pesanti, sono state le persone che magari hanno esagerato, per esempio persone che andavano nelle spiagge, invece che soltanto percorrerci e per stare all'aperto, andavano lì, facevano feste con 40 persone tutte insieme senza rispettare distanze di sicurezza, e allora lì se la sono andata a cercare. Però insomma sono casi dove giustamente tu intervieni perché dici va bene, ma non esagerare, nel senso. Quindi lì diciamo che l'economia non si è fermata come in Italia, Beh, ancora è rimasta. diciamo che nì, perché comunque sia, anche qui hanno bloccato tutte le attività di ristorazione. Col fatto che hanno bloccato le attività di ristorazione, le hanno trasformate quasi tutte in, diciamo, in takeaway, che sarebbe sostanzialmente che tu prendi e porti via, ok? Però molte persone sono andate a lavorare da casa. Quindi hanno cominciato a lavorare da casa con uno smart working, perché qui già era una realtà prima, perché qui molte persone in tantissime aziende possono scegliere se lavorare da casa o lavorare direttamente in ufficio. Beh, anche la tua Però azienda, se non sbaglio, ha fatto sta scelta, no? ah Anche tu con i sì. tuoi hai preso sta decisione, ma già da tempo, non durante il Covid. Sì, diciamo che noi abbiamo fatto anche tanti cambiamenti, perché comunque, ecco, noi siamo un'azienda giovane che si occupa anche di un mercato abbastanza giovane, quindi sostanzialmente noi possiamo utilizzare tecnologie di oggi perché sono tecnologie alla portata di ragazzi giovani di oggi. E poi non dimentichiamoci che sei un ingegnere informatico. E vabbè, Questa anche cosa questo. agevola. Sì, beh, per creare delle strutture più semplici, sì, assolutamente sì. E quindi cosa è successo? Che quindi se le persone non vanno in ufficio, non vanno a usufruire dei takeaway. Quindi anche loro hanno avuto magari delle perdite e comunque magari la gente aveva anche paura che di sì te lo preparano un cuoco, ma magari se sto cuoco infetto, chi va a sapere? E poi grandissimo danno l'ha avuto l'ambito turistico. L'ambito turistico è tutto quello che gira intorno all'ambito turistico. Cioè non so, perché qui hanno chiuso praticamente all'inizio, quando ci sono stati i primi grossi focolai, hanno chiuso i viaggi, cioè impedivano alle persone dalla Cina, dalla Sud Corea e dall'Italia di venire in Australia. Dopodiché l'hanno bloccati completamente a tutte quante le persone, tutta la popolazione del mondo. Quindi chi può entrare oggi in Australia sono solo esclusivamente i cittadini e residenti permanenti australiani. Tutte le persone che vorrebbero venire per un turista o trovare dei figli o trovare parenti o iniziare corsi di studio, perché che è uno dei mercati principali dell'Australia. Sostanzialmente oggi devono aspettare che le frontiere riaprano, e quindi da lì tutto quello che gira intorno, quindi agenzie di viaggio, Guarda, compagnie però aeree, ti do una buona ristoranti. notizia perché leggevo proprio stamattina che sembra si stia muovendo qualcosa. Allora, dall'Italia, dai primi di giugno possiamo cominciare a riviaggiare quantomeno in Europa. Se poi gli altri stati ci accettano, secondo me c'è anche possibilità di rivedere italiani in Australia. Non ti dico entro giugno, ma da luglio in poi c'è un'ottima possibilità. Mi sento di sbilanciarmi. Sì, infatti questo qui è stato anche un comunicato che ha fatto un po' il nostro primo ministro, che ha detto che si vocifera che entro il 1º giugno comunque ricominceranno ad aprire il mercato non al turismo, ma agli studenti australiani, cioè agli studenti che studiavano in Australia. Questo perché, diciamo, è il terzo, al quarto mercato di entrato di economico in Australia, quello degli studenti australiani, che vengono internazionali vengono a studiare in Australia. Quindi cosa succede? Che ovviamente si vociferava anche che la chiusura delle frontiere avrebbe portato qualcosa come 60 miliardi di buco all'interno dell'economia australiana. E quindi, Tanto. ovviamente, un po' questa cosa qui ha spaventato. Dopo diverse analisi, sicuramente il primo ministro ha riconsiderato l'opportunità, dicendo di riaprire, anticipare a giugno la rientrata, ma solo degli studenti internazionali, quindi non per il turismo. Ma questo perché il cliente principale sono Cina e India. Per quanto riguarda gli studenti internazionali, di conseguenza vuol dire che solo loro porteranno di questi 60 miliardi di dollari, porteranno sicuramente almeno 2/3, per dire, o forse pure più di 2/3. Quindi è normale che lui ha avuto paura che, oltre a tutto il blocco dell'economia, ha voluto cercare di sbloccare qualche cosa. Che tra l'altro, noi parlando al discorso del blocco che tante persone hanno verso il lavoro. Qui in Australia, diciamo, tra virgolette, siamo passati, almeno noi residenti permanenti o cittadini, ce la siamo passata, diciamo, meglio rispetto a un cittadino italiano, perché a noi il governo comunque ha stanziato dei soldi
alle persone, alle famiglie, ne ha stanziati alle aziende per cercare di, tra virgolette, pagare i dipendenti con i soldi dello Stato per non far perdere all'azienda il, diciamo, per non stoppare la produttività. Beh, questo l'ha fatto anche l'Italia. Poi non sono mai arrivati i soldi, però l'intenzione c'era. Lo fa quando arrivano. Mannaggia, guarda, una situazione abbastanza drammatica. È pure vero che anche qui tante aziende, tante persone hanno perso il lavoro perché tante posizioni sono diventate ridondanti, significa praticamente una mezza specie di cassa integrazione, ma non è proprio una cassa integrazione, diranno semplicemente da qui a poi non avremo più bisogno di te perché l'economia o perché il progetto è finito o perché tutto è bloccato. Quindi infatti si parla che l'Italia, l'Australia, che era famosa per avere intorno tra il 3 e il 4% di disoccupazione su tutta la popolazione, si vocifera che potrebbe arrivare già intorno al 6 o forse entro fine anno, forse un po' di più anche al 10, Sì, proprio però per questo motivo. spieghiamolo che tra quel 3-4% che veniva preso in considerazione c'erano anche i visti working holidays. Sì, beh, in Quindi Australia diciamo viene messo che, nel calderone un po' tutto. guarda, in Australia viene considerato una persona disoccupata tutte le persone che non hanno un contratto di permanente, quindi sostanzialmente tutte le persone che sono a contratto di tempo determinato, quelle persone che sono casual, le persone che sono part-time, sono considerate disoccupate. La disoccupazione reale è molto molto inferiore, secondo me. Non Sì, arriva all'1-1,5%. Se non però arrivava ad oggi, certo, sicuramente le cose sono cambiate. considera anche una cosa, che comunque l'Australia è un'isola e quindi è isolata, come diceva la stessa, dal resto del mondo. Quindi cosa succede? Che è fortemente dipendente dall'import-export. Noi abbiamo delle enormi giacimenti minerari di diverso tipo, dall'uranio all'oro ai diamanti, fino alle risorse naturali, metano, carbone e così via, che esportiamo. Abbiamo anche il petrolio, e fermo lì buono, che magari servirà un futuro se lo prendono, e se lo vogliono prendere, perché poi si tratta anche di impatto ecologico, però ovviamente tu non è che mangi carbone e oro, quindi tutto il resto, a parte qualche cosa di carne, qualche cosa di agricoltura, tutto il resto lo devi importare, quindi Certo. verdure, anche carne e così via, quindi anche materie prime, possa essere acciaio, possa essere tante altre cose per costruire, quindi sostanzialmente se si blocca il meccanismo dei viaggi, si bloccano l'import-export e si bloccano i lavori di tutti gli australiani che fanno riferimento a questo, insomma. Senti, però Quindi voglio ti interrompo un attimo perché voglio parlare specificamente su quello che è il tuo lavoro, cioè lo sforzo che hai fatto negli ultimi 15 anni, da quando sei arrivato fino ad oggi, e le migliaia di clienti, di ragazzi che hai fatto arrivare in Australia. Facci un attimo un po' la panoramica. allora, niente, semplicemente arrivavo in Australia nel 2005 perché ero un po' stufo dei lavori che facevo in Italia, perché anche se lavoravo con grandi aziende, e sinceramente io a 25 anni prendevo uno stipendio che tuttora sognano in Italia, quindi ero ricco praticamente perché a 25 anni non hai spese, comunque ero stufo di quello che mancava principalmente, della meritocrazia, quindi pensai di farmi un viaggio all'estero per vedere se effettivamente valevo. E diciamo non tanto casualmente, diciamo più che altro per la curiosità di andare quanto più lontano possibile, di vedere qualcosa che magari poi non mi capitava più, andai in Australia, scesi ad andare in Australia. In Australia ricominciai completamente da zero, perché ovviamente lì non conosci nessuno, non hai amici, non hai, se vogliamo dire, raccomandazioni, se qualcuno ti vuole raccomandare, quindi non sai a chi chiedere proprio. Quindi cosa succede? Che lì o emergi oppure non emergi. Affondi. Quindi io ho ricominciato proprio facendo il cameriere. Dopo pochi mesi sono stato contattato da un'azienda che produceva delle macchine che tagliavano il marmo, quindi grandi macchine, per programmare dei sistemi operativi all'interno di queste macchine. E dopodiché fui sponsorizzato e quindi poi da lì ho ricevuto la residenza permanente. Ma la cosa più importante è successo quando, praticamente, mentre io stavo per prendere lo sponsor, purtroppo ho perso mio padre. Quindi, quando ho perso mio padre, mi sono trovato in una situazione in cui, in 448, col visto prenotato da lì a 2 giorni,
in 2 giorni dovevo vendere tutte quelle poche cose che avevo dentro casa, quindi, perché poi qui le case te le danno vuote, quindi tu devi comprare frigorifero, letto, tutto, tavolini, pentole, tutto quello che devi dare, no? Quindi in 2 giorni ho dovuto vendere tutto l'interno di una casa. E sono tornato in Italia e mentre l'ho venduto, praticamente l'ho venduto a dei ragazzi che erano appena arrivati, perché ti faccio una premessa. Quando arrivai io nel 2005 in Australia, sostanzialmente il working holiday visa, io avevo un working holiday visa, il working holiday visa per gli italiani era stato aperto nel 2004. Un Quindi anno prima. sostanzialmente nel 2004 saranno arrivate, se no, faccio un esempio, 50 persone con working holiday, nel 2005 100 persone, uno di quei 100 ero io. Poi adesso, oggi ne arrivano quasi decine di migliaia all'anno. Si parla sui 20.000, ok? Però, voglio dire, prima non era proprio una cosa completamente nuova. Beh, quindi non ho sbagliato quando nell'introduzione ho detto che sei stato un pioniere Sì, ad ma arrivare in diciamo, Australia. per pura fortuna, per pura casualità, però se una persona crede alla pura fortuna, pura casualità, forse era destino che forse per me era quello il momento giusto che io dovevo arrivare in quel posto per fare determinate cose. Io oggi non credo più al destino, cioè credo al destino nel senso che dovevo andare lì, avevo una missione che poi mi è stata rivelata dopo, fondamentalmente. E quello che è successo è che, appunto, quando io ho rivenduto la mia roba dentro casa, ho pensato. Ai tempi, premetto che non c'era Facebook, non c'era LinkedIn, non c'era Twitter, non c'erano tutti questi social media, perché in Italia sono arrivati, se non sbaglio, intorno al 2010, 2007, qualcosa del Sì, più o genere. meno sì. Ok, Fine 2008-9, sì. quindi io parlo del 2006, quando è successo tutto questo qui. Quindi ho detto, ma quasi quasi faccio un sito, lo chiamo Bacheca Australiana, dove il mio obiettivo è quello di cercare di accomunare, diciamo, gli italiani che magari chi viene e chi parte si vendono le cose a vicenda. Perché io avevo venduto il mio letto, il mio frigorifero a dei ragazzi che erano magari atterrati il giorno stesso dall'Italia, proprio iniziando il loro working holiday. Allora ho detto, chissà quanti ragazzi come me oggi vogliono comprare e tanti quanti ne stanno partendo che vogliono vendere. Allora creo una mezza specie di bacheca, si chiama appunto Bacheca Australia, dove la gente comprava e vendeva. Da lì purtroppo, diciamo perché poi è esplosa, nel senso, quindi purtroppo in termini di tempo, perché è stata la mia croce, no? Mi ha fatto diventare imprenditore, perché sono tornato in Italia, ho fatto questo sito qua, ho fatto questo sito e è iniziato in realtà come un forum e un blog dove spiegavo quello che io avevo imparato, come si affitta una casa, come si fa il tax file number, che sarebbe il numero per lavorare e così via. E nel forum, perché le migliaia di email che ricevevo, che mi facevano domande, ho detto, per favore scrivi al forum, così scrivo una domanda, una risposta, una volta per tutte, e tutti se la vanno a leggere lì, senza che si usa sempre le Certo. stesse cose. Al che oggi è tuttora esiste, e infatti è ancora molto frequentato, ci sono più di 100.000 informazioni sull'Australia, che è il forum di Australian Board Community, e c'era anche il blog, che al tempo si chiamava appunto Australian Board, perché board sarebbe poi Notice Board, sarebbe la bacheca, quindi sarebbe Australia Notice Board, alla fine Australian Board. Cosa è Diciamo, sei successo? stato un po' il precursore dei gruppi di Facebook. Sì, esattamente, infatti, ma tuttora esiste, ma tuttora va bene proprio perché comunque sia poi anche Facebook e i gruppi comunque sia oggi hanno comunque un'impostazione diversa di un forum. Il forum diventa un'enciclopedia perché rimane ferma lì, consultabile sempre nei gruppi, nei Facebook, nei social, è tutto immediato, cioè oggi questa notizia c'è, dopo non c'è più, e quindi di conseguenza una persona che arriva nuova rifarà la stessa identica domanda. Certo. Ok, dopo hanno inserito canali, motori di ricerca interni, campi di ricerca e così via, però comunque sia hanno comunque due scopi e due mercati completamente diversi, sia il forum che i social. Detto E questo quindi qui, fai st'azienda Australian Board. perché era nata l'esigenza, cioè la gente continua a chiedere, sì, io te lo faccio, però dove prendo un alloggio? Dove lo faccio, la scuola di inglese, che devo imparare l'inglese, perché in Australia la lingua parlata è l'inglese. Allora noi abbiamo pensato di fare delle partnership. Non ti fermo, no, ti faccio giusto un inciso, ma ricordami che dopo ti faccio proprio una domanda sull'inglese in Australia. Anzi, me la appunto. Vai. E niente, quindi sostanzialmente è successo che da questa esigenza ho bisogno di riferimenti validi. Noi abbiamo detto: ok, allora troviamo noi questi riferimenti validi e siamo diventati agenzia.
E siamo diventati agenzia, diciamo che era una cosa completamente nuova perché non esistevano agenzie per italiani in Australia. Anzi, io almeno non le... parte non esistevano proprio in Australia, ma nemmeno se una persona volesse andare in Inghilterra o in Canada o Stati Uniti, io neanche sapevo dell'esistenza di questo tipo di veicolo, di servizio, e potesse essere un'agenzia di intermediazione. Quindi noi siamo stati i primi anche a creare un'agenzia per italiani in Australia, offrire questo tipo di servizi. E creare sostanzialmente oggi quello ci sono tante, perché oggi si crea anche tanta concorrenza, però sostanzialmente diciamo il modello di business su cui si basano oggi è quello che praticamente è stato inventato da noi, perché poi alla fine loro hanno copiato lo stesso modello di business e hanno fatto il loro partnership e stanno prendendo i loro clienti. E tu hai fatto quello che nel turismo è il tour operator per le agenzie di viaggi. E se lo sapevo lo brevettavo pure se... Ma io non lo sapevo pure che stavo creando, capito? Cioè, e questa è un po' la cosa bella di quando c'hai un po' 25-26 anni, perché comunque tanta gente mi dice sei stato coraggioso ad andare all'altra parte del pianeta. In realtà io dico, forse non ero coraggioso, forse ero semplicemente incosciente. Perché oggi che ho 15 anni che sto qui, quindi ho quasi sto toccando i 40 anni, dopo 15 anni che sto qui, oggi ho 40 anni, forse non lo so se lo avrei fatto di nuovo, perché magari oggi sono più maturo, ho più paure. Ho più, diciamo, paletti mentali che mi bloccano nel fare determinate azioni. Ma prima forse ero un pazzo scatenato che l'incoscienza mi ha portato a fare quello che ho fatto. E magari devo dire, grazie a Dio, che ne so. No, no, è l'intuizione che poi ti porta il business. Tu c'hai avuto questa grande intuizione 15 anni fa che ti ha portato oggi a essere l'agenzia più longeva e utilizzata per gli italiani che vogliono partire, vogliono andare in Australia. Però tu mi hai detto una cosa importante prima della diretta. Mi parlavi non solo dei ragazzi, dei diversamente giovani come me che vogliono andare in Australia per provare a vivere. Anzi, aspetta, partiamo subito dalla domanda che mi sono appuntato. I corsi d'inglese in Australia, come vengono recepiti? A chi vengono suggeriti? Perché vengono suggeriti? Fammi un attimo una panoramica di questo qui, perché poi secondo me potrebbe essere un grande spunto per il nostro turismo dall'Italia andarsi a mettere in una nicchia di mercato che è quella delle scuole, dei corsi scolastici verso l'Australia. Visto che tanto ormai l'Inghilterra ce la siamo bella che giocata con Brexit, vai in Australia dove cambio euro-dollaro australiano è molto più favorevole. Adesso, se non sbaglio, stava 1,70 più o meno, quindi diciamo che andare in Australia ti costa quasi quanto farti le vacanze in Inghilterra. E poi c'è tutto un altro territorio. Beh, diciamo che è quello lì un po' la cosa forte, diciamo, allora, io credo, io non sono un'agenzia di viaggio, quindi io posso immaginare di quello che, come lavora un'agenzia di viaggio, ok? Che, diciamo, ogni agenzia di viaggio possono vendere praticamente qualsiasi destinazione. Noi abbiamo una sezione di viaggi all'interno, ma sono più che altro, diciamo, l'accesso a determinati tipi di provider che offrono le attrazioni, possa essere, per esempio, la corsa in quad nella foresta pluviale o sulle dune dell'Australia o fare snorkeling, quindi immersioni nella barriera corallina, ma non facciamo il viaggio albergo volo come fanno agenzie di viaggio, capito? Quindi diciamo una parte la conosco questa parte qui, però che cosa succede? Che un'agenzia di viaggio sostanzialmente può vendere qualsiasi cosa. Il problema qual è? Il problema è che umanamente è impossibile conoscere ogni destinazione. Certo. Allora, che cosa succede? Che ci sono queste agenzie di viaggio che magari si specializzano su quello che magari o chiede il mercato o si fanno la propria nicchia. Quindi il fatto quando tu scegli una destinazione possa essere come l'Australia, sai che l'Australia ha delle caratteristiche che sono diverse da una destinazione come Canada, come Stati Uniti o come Inghilterra. Quindi E l'Australia. sono, scusami, che sono tra l'altro destinazioni che tu fai, giusto? A Sì, livello perché di la studenti. nostra agenzia praticamente oggi invia studenti su 7 nazionalità diverse, su 7 destinazioni diverse, nazioni. Quindi Nuova Zelanda, Stati Uniti, Canada, Inghilterra, Malta, Irlanda, Australia ovviamente. Adesso non mi. C'è tutto il bouquet delle inglesi più il Canada. E ne stiamo aprendo anche altre che quanto riguarda anche le altre lingue.
Ma questo perché nasce proprio dall'esigenza che anni fa non volevo avere, molti anni fa, ho scelto di non avere, diciamo 5-6 anni fa, di non avere tutte le uova in un singolo cesto, perché se ti poi rubano il cesto, sei fregato. Quindi ho cominciato a creare diverse destinazioni proprio perché se un domani, visto che l'Australia è molto restrittiva a livello di immigrazione, qui non sai mai se domani se ne escono e dicono ok, come è successo adesso, per la pandemia mondiale, scusate, ma blocchiamo tutti quanti gli aerei, non si entra più, non si esce più. Come fa? Cioè, le Vabbè, agenzie di diciamo, viaggio quello è hanno un questo. caso eccezionale, fortunatamente, quindi speriamo non riavvenga. Però sì, il discorso che fai tu è giustissimo. Cioè, È muova proprio la succedere che destinazione è pericoloso. come tempo fa che è successo che c'era la guerra lì, che magari molte agenzie di viaggio non potevano vendere Sharm el Sheikh con l'Egitto, per dire. Quindi che succede? Che ho la guerra in Ucraina. Allora, tanti voli che passavano lì quando è caduto, colpito da un missile il volo della Malaysia Airlines, ecco qui che tanti hanno perso voli perché avevano paura di volare. Certo. Quindi, capisci che eventi politici che possano essere dovuti a un virus o meno influenzano moltissimo i viaggi. Quindi, avere, diciamo, più destinazioni, questo mi permette che un domani una nazione chiude, noi possiamo interagire con gli altri perché è quasi impossibile. Cioè, questa è stata proprio una cosa più unica che rara, che è il momento in cui chiude una nazione, chiudono anche tutte le altre. Quindi No, non è certo. che. Quindi, ma questo quando può riaccadere in una vita? Però in quel caso una persona magari intelligente, anche in quel caso, non si fissa soltanto su un tipo di prodotto di mercato, ma magari crea nuove aziende, come nel caso mio. Io ho creato dei backup plan proprio nel caso in cui qualcosa dovesse andare male. No, no, ottimo, ottimo. Secondo me, dal punto di vista imprenditoriale, hai fatto veramente il salto. E posso stuzzicarti un attimo anche sulle altre due attività? Ecco. Però parliamo dell'inglese prima. Ah, no, giusto, c'hai ragione, mi ero dimenticato. Torniamo indietro. Vai, continua con l'inglese perché altrimenti. Quando tu scegli di andare in Australia, non scegli, difficile che tu scegli proprio per andare a studiare. Anche se costa di meno rispetto a un paese, possa essere Stati Uniti, Canada o Inghilterra ai tempi, prima del Brexit, che comunque Brexit è comunque un'opportunità per chi la sa sfruttare. E io fra poco la sfrutterò con dei progetti in testa. Cosa succede? Che la gente va in Australia perché l'Australia è più volte quotata negli anni come tra le città praticamente con la miglior qualità di vita al mondo. Questo lo dimostrano un organo che si occupa proprio di studiare questa cosa qui. E cosa succede? Cioè, se l'Australia ha 5 città, 4 di queste sono nelle top 10. Quindi ti fa capire che la gente viene qui per scappare dal proprio paese per cercare qualcosa che gli manca e possa essere spesso e volentieri meritocrazia. Il problema è che l'Australia è lontana ed è impegnativa. Quindi cosa succede? Che le persone che vengono qui vengono principalmente per emigrare. E quando vengono per emigrare, l'Australia ha delle, proprio perché sa che ha questo primato, qualità di vita, un paese ricco, cioè qui stanno emigrando veramente in un paese ricco, non è che stanno emigrando nel terzo mondo o che possa essere un paese come la Thailandia che con 100 euro in Thailandia magari stai un mese, cioè questo è un paese ricco, ok? Quindi emigri in un paese ricco, meritocratico, bellissimo perché è tropicale, una natura fantastica, tranquillità, questo però loro se lo fanno pagare. Se la fanno pagare con delle leggi di immigrazione molto difficili. Queste leggi Aspetta di un immigrazione. attimo, aspetta, fermo, guarda quello che ci chiede Pino. È Pino. vero che il governo statale ha versato 5.000 dollari sui conti di tutte le persone non occupate? Pino. Dipende, dipende. Allora, non delle persone non occupate, ha versato dei soldi all'interno delle persone che sono residenti permanenti e cittadini che hanno problemi di lavoro oppure. Che sono quindi sì, quasi 5.000, un po' di meno di 5.000, che però comunque si ha versato, nel senso che sono arrivati all'interno delle aziende che l'hanno dovute obbligatoriamente utilizzare come stipendio per i propri lavoratori, E circa soprattutto 1.500. non li avete richiesti voi, sono arrivati in automatico. No, beh, l'azienda lo deve richiedere, nel Sì, senso ho che l'azienda capito. deve dimostrare che Però c'è tutto quello facilmente. che è successo qui con l'INPS, che la gente si è messa in file giorni e giorni e giorni via telematica e poi Ah, no. l'INPS è scoppiato. Lì no. Io per esempio ho richiesta per i miei dipendenti, ti faccio un esempio banale,
Ed era la prima volta che richiedevo una cosa del genere, perché in 15 anni che sto qua non ho mai usufruito di nessun tipo di servizio, tipo disoccupazione o incentivi del governo. Quindi io neanche avevo il codice per andare al centro, per dire, a prendere la sovvenzione. Ho dovuto fare delle telefonate, con una telefonata che poi capirai, era il periodo dell'esplosione, quindi del virus e della disoccupazione, quindi i centralinisti erano impazziti. È vero che sono stato 2 ore al telefono, perché c'era una coda pazzesca. Però è vero pure che dopo quell'ora, io in mezz'ora, ho ottenuto il mio codice, sono entrato nel sito web, ho inserito il mio codice, in 20 minuti ero operativo, ho cliccato su un bottone, richiedi, ho inviato la mia documentazione aziendale, io ho preso l'incentivo per i miei dipendenti. Basta, no, basta. Mi Pino, arrivano chiudiamo sto caso perché altrimenti poi ci rodiamo il fegato qua in Italia. dopo Dai. 2 settimane, ce l'avevo in banca io, e ho potuto pagare le buste paga dipendenti, perché ovviamente che succede? Tu dovevi dimostrare che da un punto di vista hai perso più del 70% del guadagno. Lavorando io con viaggi, in quel caso, avendo tutti gli studenti in Italia, non potendoli far venire, avevo, diciamo, bloccato quel tipo di guadagno, Elisabetta, c'hai ragione. Non fargli dire niente, altrimenti digli di farci una proposta e lo raggiungiamo. capito? E quindi così, cioè, questo qui, diciamo, il concetto principale. Scusa, Tornati ho sempre interrotto sull'inglese, scusami, ma. al discorso dell'inglese, praticamente essendo un requisito dell'immigrazione per emigrare in Australia, quindi per lavorare, la gente che vuole venire qui e vuole emigrare in Australia è obbligata ad avere un eccellente inglese. E in Italia purtroppo nel 2020, quasi 2021, fra 6 mesi, Speriamo ancora presto. la gente non impara l'inglese come Dio comanda, insomma. Questa un po' mi fa arrabbiare, perché noi abbiamo, adesso specialmente parliamo che siamo uno dei paesi devastati da questo coronavirus, l'Italia, però è anche un paese impreparato, perché tanta gente ancora continua a vivere e a lavorare nel proprio quartierino, quando oggi nel 2020 che abbiamo internet con la banda larga, tu davvero dal tuo garage vorresti vendere in Guatemala, basta che conosci una lingua. Quindi ha Certo. voglia di posti di lavoro, se lo vogliono fare. Però mi rendo conto che ci sono anche tante altre possibilità, ma l'inglese ovviamente oggi nel 2020 con i viaggi, con le frontiere, con internet, non ti puoi, è un lusso che non ti puoi permettere di non avere. È vero, È è vero. fondamentale. Cioè, i vantaggi dell'inglese sono tanti. Guarda, scusami se faccio un po' di pubblicità, ma io continuo a dire che una delle nicchie di mercato che si potrebbe creare proprio a livello agenziale è quello di poter mandare gli studenti, ma non studenti 15-16 anni, pure studenti 20, 21, 30 anni, a studiare quantomeno l'inglese in Australia, dove io, vabbè, lo vedete alle mie spalle, io il cuore ce l'ho lì, purtroppo o per fortuna, dove c'hai veramente una terra che è fantastica, non ti manca nulla. Come dicevi tu giustamente, Valerio, la qualità della vita è altissima. Ma perché non andare a studiare lì? Ma perché devi andare a Londra o a Dublino dove piove sempre, fa sempre freddo, e invece ti vai a godere l'Australia magari a novembre quando qui fa freddo e lì fa caldo. Rigiri l'estate e ti fai 2 estati in un anno. Mo', buttata proprio lì, eh. Io ho fatto questo per 10 anni praticamente. Facevo l'estate in Australia, l'estate in Italia, perché poi, diciamo, venivo a fare Capodanno qui, faceva 45 gradi e stavo qui. Quando verso aprile-maggio qui arrivava l'inverno e cominciava a fare freddo, io partivo, andavo in Italia, visto che io sono originario di un paese vicino Roma, sulla costa, quindi avevo pure il mare, anche lì, il mare sotto casa praticamente, e quindi facevo un altri 3, 4, 5 mesi di estate lì, insomma. Questo è anche, vedi, questo per esempio è anche, torno al discorso di prima, il bello di sapere utilizzare le tecnologie, dove tu praticamente, letteralmente, io ho lavorato sotto l'ombrellone con la connessione dati del cellulare e un portatile, cosa che magari tante persone oggi non pensano di poter fare, ok? E non mi dicessero cavolate che non ci sono le strutture, perché io l'ho fatto in Italia questo, quindi non è, No, cioè. ma ci arriviamo, ci stiamo arrivando per forza. Però voglio dire, oggi lo puoi aspettare un genitore, magari 50-60enne, non si può, già 40 anni, già 40enni non lo possono più concepire. I 20enni proprio lo escludo.
Senti, ma Quindi. una cosa rapidissima, proprio veramente un minuto. Mi hai raccontato una storia bellissima di un tuo studente che è venuto in Australia, ha fatto l'università, il master, è tornato in Italia e adesso gestisce una mega impresa. Vai, Beh, lavora per Valerio. Lavora lavora per per una mega... Sì, scusami. sì, ci ho parlato qualche giorno fa, così, de più del meno. Infatti, gli ho anche chiesto, per favore, fammi questa intervista perché lo voglio intervista anch'io, perché la sua storia è veramente bella. Solo che si sta a fa pregare, quindi non lo so che. Allora, in sostanza, sto ragazzo qui è venuto in Australia, è stato diversi anni perché ha fatto tutto un percorso per, diciamo, avviare la sua carriera nell'hospitality, quindi da fine hotel manager lui è diventato. Ha preso un master in hotel management o qualcosa del genere. E quando è tornato in Italia, a Roma, per motivi personali, per tante altre cose. E oggi a Roma lui mi ha raccontato che, diciamo, l'esperienza australiana lo ha aiutato a avere un colloquio con lui, l'ha mandato per scherzo il curriculum con Oracle Italia e ha fatto il colloquio con la stessa identica intenzione di scherzo, perché io tanto c'avevo l'inglese, ce l'avevo dopo 3-4 anni che stavo lì in Australia a studiare il master, l'inglese ce l'avevo, quindi facevo pure un po', come dire, no? Il figo con qualche parolina un po' all'americana, un po' all'australiana, capito? Facevo lo sciolto, tanto a me, tanto a me, ma ora come me può prendere a me, capito? Lui diceva, questo pensavo. Fatto sta, invece ha E fatto 5 invece sì. colloqui. L'ha presa scherzando, ha fatto 5 colloqui. Oggi lui praticamente, grazie a questa qui, è responsabile della vendita di un software della Oracle, che praticamente è un gestionale proprio per le catene alberghiere, per le catene... Cioè, lui, questo mi fa pensare, no? Cioè, lui praticamente... ha tolto il lavoro a uno che già stava a Roma, che già stava in Italia. Lui è venuto dall'Australia con dei certificati, con un inglese competente e con un master competente, e ha tolto lavoro a uno che magari invece già stava lì. Quindi questo qui ti fa capire l'importanza del formarsi e oggi anche del formarsi all'estero, perché lui mi ha detto che la sua confidenza, il suo essere scherzoso, l'ha imparato proprio dagli australiani. Quindi quando tu vai all'estero, non è che tu impari solo la lingua o ti prendi il titolo di studio. Tu impari a vivere, a relazionarti con persone di culture diverse, che ragionano in maniera diversa e cominci a capire che il mondo di lavoro all'estero è diverso da quello italiano. Cioè all'estero non devi pregare per entrare o per farti valere. Tu all'estero sei una persona che viene valutata per quello che porti. Capito? Sì, Elisabetta, lo sai, storie di vita positive, sì. Qui a 5 chiacchiere con si parla solo di positività, non vogliamo altro. Vogliamo anzi dare veramente una grossa iniezione di fiducia a chi ci ascolta. Ma io sono stato testimone di tutto quello che Valerio ha detto, perché come qualcuno di voi saprà, ho speso qualche mese della mia vita in Australia e stavo veramente bene, bene, bene. Poi mi sono affidato a Valerio, non voglio farti nessun tipo di pubblicità, veramente, ma è stato il periodo più bello della mia vita. Non mi era mai capitato di fare un'esperienza così. Poi purtroppo, per altri motivi, sono tornato in Italia. Senti un attimo, ma visto che tu, grazie Agnese, grazie. Però l'esperienza che ti sei portato dietro è inestimabile, o Ma no? che scherzi, che scherzi. Io sta cosa me la sono rivenduta subito, anche all'interno della mia azienda e soprattutto quando sono tornato mi sono messo a fare cose mie. Quindi questa esperienza mi ha veramente cambiato la vita. Sì, anche perché quando parli di Australia, sappiamo bene che gli australiani veri sono gli aborigeni. Tutto il resto è, passami il termine, una cozzaglia di varie nazionalità che t'aprono la mente. Perché tu stai al tavolo, o almeno stavi al tavolo, col cinese, il coreano, l'indiano e il brasiliano. Quindi hai una miriade, una multietnicità, dai, passatemi sta parola, che per forza di cose ti aprono la mente. Ma tu pensa a questa cosa qua. Pensa se tu sei diciamo, un imprenditore o hai delle idee imprenditoriali e vuoi con queste idee imprenditoriali un prodotto, un servizio, un qualsiasi cosa, diciamo, esportarlo in tutto il mondo. Allora lo vuoi esportare in Cina, che fai? Vai in Cina. Lo vuoi esportare in America? Vai in America. Lo vuoi esportare in Nuova Zelanda? Vai in Nuova Zelanda. Lo vuoi esportare, che ne so, in Polonia? Vai in Polonia o in Cecoslovacchia.
Se invece tu fai il viaggio in Australia, incontri Sì. tutti là. Ti È vero, ce li hai tutti lì, ce li hai. trovi tutti lì e È prima o vero. poi trovi il cinese che c'ha il cugino a Hong Kong, che c'ha il cugino a Shanghai, che c'ha l'amico a Taiwan, che c'ha l'amico in Nuova Zelanda, che c'ha l'amico in Giappone. Oppure tu vai a scuola di inglese, per esempio, siete 15 ragazzi, 10 ragazzi, tutti di diverse nazionalità. Tu magari parli con l'amico tuo thailandese, ti fa conoscere il cugino in Thailandia e ci parla lui perché lui sa il thailandese, lui no. Capito? Da lì tu, cioè tu in un paese come l'Australia, quando fai esperienze multiculturali, tu davvero tocchi in un mondo, un momento solo tutto il mondo. E questo è il concetto che molte persone non capiscono, ma preferiscono rimanere al proprio quartierino a volte, capito? Che è uno spreco, perché le potenzialità sostanzialmente ce le abbiamo tutte. Tutti ce le abbiamo. Anche perché oggi con la possibilità di viaggiare, appena riprenderà tutto il filone del viaggio e va bene, un giorno e sei a casa. Cioè, non è che stiamo parlando più di un viaggio con la nave, viaggio della speranza, un mese e mezzo di nave. No, 24-30 ore sei comunque in Italia e viceversa. È comunque impegnativo, perché comunque Impegnativo, è è impegnativo perché impegnativo. non è ora come in Inghilterra, come la Spagna, ma ecco perché dicevo l'Australia è la meta, diciamo, la Nuova Zelanda sono le mete più particolari, perché comunque chi ci va ha una motivazione ben specifica, perché anche se tu vai negli Stati Uniti o in Canada, comunque sono 7-8 ore di volo se non sbaglio, ok? Ma qui l'Australia sono almeno 22. Con la Nuova Zelanda se ne aggiungono altre 4-5 perché tra rifare partire perché comunque fanno scalo in Australia l'aereo, quindi se l'aereo fa scalo a Sydney poi riparte per la Nuova Zelanda e ti rifanno altre 4-5 ore tra la partenza, il rullaggio, l'atterraggio, i bagagli ancora stai in aeroporto, capito per dire? E, però ecco, quindi sono delle destinazioni mirate. Pino, che ci scrivi? Non butto ciò che ho, ma quanti rimorsi. Conobbi una ragazza di Canberra, aveva un distributore di benzina, oggi potevo stare lì. Pino. Pino. Basta, non dico altro. Però ecco. Valerio, da uomo, da imprenditore, da uomo che veramente sono anni che tratti con questi ragazzi, il turismo, come lo vedi? Il turismo in Australia o il turismo a livello mondiale? Turismo a livello mondiale. Beh, allora, diciamo che il turismo è particolare, secondo me, perché come dicevo spesso, secondo me questa storia del virus, della pandemia, di tutto il blocco che è venuto su, lasciamo perdere il discorso sanitario, ma passiamo al discorso economico, ha tirato fuori i buchi di ogni nazione colpita. Come dicevo spesso, per esempio, in Italia ha tirato fuori il buco economico barra sanità. In Australia ha tirato fuori il buco che possa essere economico barra turismo internazionale, che erano molte università, erano totalmente dipendenti solo dal turismo, dagli studenti internazionali piuttosto che dai studenti locali. Ok? O quindi troppo basata sul turismo a volte. In altri paesi altri problemi. Quindi tutti questa sorta di problemi oggi hanno dato un po' uno schiaffo per capire, secondo me, lì dove bisogna trovare queste toppe, perché affinché un domani non si dovessero ripetere, si possono ripetere comunque in altre forme. Ma si possono ripetere. Quindi cosa succede? Secondo me, quello che cambierà nel turismo è che cambierà proprio il concetto di turismo. Tanto per cominciare, le aziende cominceranno a risparmiare di più, a risparmiare sul fatto di magari prezzi più bassi per i voli, prezzi più bassi per la manutenzione per gli aeroplani, forse nuovi aeromobili per avere meno spese perché molte chiuderanno adesso, molte agenzie turistiche, molti alberghi, molte, come si chiamano, molte compagnie aeree chiudono, perché quanti mesi sono che stanno ferme adesso? Purtroppo sì, Capito? sono almeno 2 mesi e mezzo, 2 mesi, dai. Però la crisi attanaglia il mondo intero. Ma Allora, chiudono perché? diciamo. Sì, scusami. No, dico chiudono perché i costi di gestione sono incredibili. Quindi, cosa succede? Che immagina che una compagnia aerea tipo la Emirates, che ha centinaia di aeromobili, ok? E sono tutti quanti gli stessi, perché poi alla fine chi sono? Sono sempre o Boeing o Airbus. Quindi, sanno che hanno quei costi fissi anche a tenerli fermi.
Quindi ci sarà la necessità di avere delle tecnologie anche a livello di energetico, anche a livello di aeromobili, che dovranno far risparmiare per avere più persone, quindi abbassare i prezzi e permettere di ripartire, anche perché, parliamoci chiaro, qui non è un discorso che se le persone adesso aprono gli aeroporti tutti viaggiano, Ah perché no, certo, le persone che sono state ce ne vorrà un chiuse, po' di tempo. perché le persone che sono state chiuse adesso non hanno più soldi per poter partire. Ho saputo che in Italia stanno facendo un casino per quanto riguarda il bonus viaggi, ma lo danno alle strutture piuttosto che alle agenzie. Sì, anche se c'è stata una leggera correzione, però è la solita cosa all'italiana, molto farraginosa. Bonus massimo di 500 euro, di cui 400 spendibile o in agenzia o presso le strutture, e il restante 20% te lo porti in detrazione fiscale a fine anno con la dichiarazione dei redditi. Vabbè, insomma, tipo la casella gioco del 15, no? Se liberi una casella e metti un'altra. Bravo, perché tu ti scordi di portarla in detrazione e quei soldi non li prendi più. Vabbè. Però voglio dire, adesso parliamoci chiaro, anche attraverso dati in contanti. Ma adesso chi prende quel bonus dei 500 euro? Che veramente magari ne ha bisogno, perché uno che è ricco non c'ha bisogno di quei 500 euro per andare in vacanza. Quindi chi prende quel bonus dei 500 euro? Non ci va in vacanza dopo che è stato 2 mesi, 3 mesi senza lavorare o comunque con le riserve economiche al limite. Quindi è già una cavolata di per sé. L'avrebbero dovuto, ma magari perché invece quei 500 dollari dei bonus a livello turistico non lo rivai a riversare agli imprenditori che devono pagare magari per dimezzargli le bollette che gli sono arrivate in questi 2 mesi? Che è quello il problema che non fa ripartire l'economia adesso, capito? A parte questo qua che comunque questi qua sono, è il lavoro del primo ministro, non il mio, però volevo dire, no? È che nel momento in cui le persone hanno questo tipo di bonus, cioè non è il bonus che fa partire l'economia, è l'abbassare le tasse, le tariffe, i costi di gestione. È vero, Capito? Elisabetta, sono d'accordo con te. Fatto così, questo bonus non c'ha assolutamente senso. Quindi diciamo una cosa, Valerio, da sto Covid, da tutta sta crisi, secondo me qualcosa di buono ne esce. Allora, io fino adesso, diciamo, in realtà ne ho giovato tanto. Ne ho giovato tanto perché abbiamo riottimizzato il sistema di lavoro anche da casa. Sinceramente, ad oggi veramente non vediamo neanche il motivo di dover andare in ufficio tante volte, perché giusto per incontrare qualche persona che ancora vecchia maniera ci vuole vedere di persona. Però oggi videochiamate WhatsApp, videochiamate via chat in questa maniera, internet, email, messaggistica, non c'è neanche il motivo di andare in ufficio, a meno che non ti vuoi fare una passeggiata, anche perché togli lo stress e vedi qualche volto nuovo. Vabbè, tu sei Ok? un precursore dei tempi perché sta cosa la fai già da 15 anni. Sì, sostanzialmente sì, però ecco, io preferisco appunto lavorare per esempio sotto appuntamenti in maniera tale che quando vado giù le persone mi organizzo e faccio un viaggio. Vado in ufficio, ma è ben mirato, produttivo, non vado lì a perdere tempo o tra un'ora, 2 ore tra un punto e un altro, capito? Cioè io coinvolgo tutto in un punto solo, ottimizzo. Ottimizzo perché la cosa fondamentale dovrebbe fare l'imprenditore, prima di tutto. La seconda cosa molto importante è che se vedi, come tutti i lavori, tanti lavori andranno a scemare, ne usciranno tanti nuovi. L'uniche persone che ci hanno veramente guadagnato da questo tipo di pandemia sono state le persone che hanno venduto servizi e servizi informatici più che altro. Pensa a quanti soldi in più ha fatto, magari a quanti abbonati in più possa aver fatto un Netflix piuttosto che un Amazon Prime per l'e-commerce, piuttosto che aziende di informatiche, oppure la Zoom stesso. Io mi ricordo che Zoom ha quasi triplicato il guadagno soltanto per la pandemia. Zoom, che è un'applicazione solo per fare le conferenze, per dire, Sì, no? Quindi questo ti fa capire che il trend del mercato è sviluppato sulla tecnologia e quindi anche le agenzie di viaggio dovrebbero cominciare a crearsi un tipo di clientela, soprattutto un tipo di lavoro basato molto più sulla tecnologia. Certo, poi ci sono dei colossi lì. no, esatto, perché non è facilissimo in Italia, sai benissimo che ci sono persone che per pagarti comunque ti devono guardare negli occhi. Cioè, a chi sto dando sti 1000, 2000 euro? Beh, Chi sei? considera che tante volte pure noi abbiamo, non delle difficoltà, ma diciamo che il nostro lavoro di pagamento viene più rallentato perché in Italia tante persone non hanno la carta di credito.
utilizzano tutte quante magari queste prepagate che sono comunque hanno dei loro limiti anche a volte o transazioni o di compatibilità con i vari operatori del mercato. Cioè, un paese che ancora non è basato sulle email principalmente, ma ancora vuole i contratti firmati a mano. Raramente qualcuno si adegua con le firme digitali. Noi abbiamo tutto in digitale, io ho eliminato la carta. Noi abbiamo sfruttato tutto quanto sul digitale. E ancora vanno avanti con le raccomandate con il ricevuto di ritorno e fanno una disdetta piuttosto che un'email, dove si utilizza la posta certificata, la PEC, che è l'unica cosa che si usa, cioè l'unica che è mondiale, no, è solo italiana. Allora, però diciamo che quella un po' ci ha salvato, Però voglio dire, va. però No, no, quindi. c'hai ragione. O si modernizza lo Stato dalla A alla Z, o il turismo da solo non riparte. Secondo me l'Italia Questa è oggi ha capito sicuro. che a livello lavorativo può contare su qualcosa che prima era fantascientifico per loro, che era lo smart working. Sì, Togli questo è fax vero. e mettere email. Questo secondo me tante aziende si rimodernizzano, diventano più moderne. L'italiano ormai a una certa non ce n'era più. Anche Però perché è anche ricordiamo che lì sono le 11:30 di sera. vero una cosa, qui la taglio corta, che la mentalità dell'italiano deve cambiare. Perché quando noi vediamo tipo i film che fanno vedere che dentro a Google ci sono le poltrone dove tu puoi dormire, o giochi a biliardo, ci sono i videogiochi, e tu lavori sul divano, e lavori al bar, e c'è la mensa interna, ok? Però è pure vero che sono strutturate in maniera tale che ogni persona comunque sa che tipo di lavoro deve fare, che task deve raggiungere e come terminarlo. Io provai anni fa a farlo anche nella mia azienda quando avevo degli dipendenti italiani, ok? A parte qualche raro caso, che sono veramente le persone fantastiche, perché comunque io diciamo, un turnover di personale molto, molto, molto basso. La persona che lavora da meno tempo con me ci lavora da 7 anni, è tutto quanto. Quindi le persone che lavorano e vogliono rimanere a lavorare con noi perché sposano il sistema e sposano soprattutto la filosofia dell'azienda. Invece tante persone che sanno che hanno dei doveri che devono portare a termine, dei task che lo portano a termine. Tante persone invece capita che magari non hanno questa sensazione, portano soltanto i soldi a casa, poi se li mandi a quel paese, nel senso se li mandi poi a casa loro, si lamentano pure, perché per loro non devono venire a lavorare per fare la produzione o per, diciamo, fare il proprio lavoro, loro vengono pagati per essere presenti. E quindi se questo tipo di mentalità, anche l'italiano, non cambia, non potranno mai lavorare da casa o i padroni fidarsi a farli lavorare da casa, i datori di lavoro. Capito? No, 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 non fa una piega, non fa una piega. Che dirti? Valerio, io ti lascio perché stiamo scadendo quasi l'ora. Che, Va come bene. ben sai, poi StreamYard ci taglia il collegamento. Guarda, io ti dico una cosa però, io sono fortunato ad avere un amico come te. Perché tu c'hai amici come a me. Ah, Capito? questa come la spieghi E ora perché. ti spiego che intendo. Perché praticamente, se tu conosci, per dire, come me, un imprenditore dall'altra parte del mondo, con le interviste che hai fatto, vuol dire che ne conosci altri 100. Difatti, lo dimostra le interviste che hai fatto. Quindi avere un contatto come te è fondamentale, perché con te, tu sei un'altra persona che con te si può arrivare a toccare tutto il mondo. Quindi, Grazie. sostanzialmente, se Vediamo come io fa oggi, diventare domani che io ho un progetto, che potrebbe, la prima cosa che faccio è chiedere a te, ma conosci qualcuno che potrebbe sposare questo progetto, che potrebbe farne parte, perché secondo me è una bella cosa. Tu in un attimo metti in contatto le persone, quindi secondo me, vedi, è più importante una persona come te, piuttosto che chi magari ha soltanto tanti progetti, ma tutti in cantina. Tu metti in connessione le persone. Beh, guarda. Questa me la prende e me la porta a casa, grazie, grazie. Beh, diciamo, quello che voglio fare io è networking. Mi è sempre piaciuto mettere in contatto persone diverse che hanno cose da fare diverse e voglie diverse. E dai, chiudiamo con Elisabetta che ti dice di avere un piacere ascoltarti. Questa volta spero di incontrarti in Australia. È vero perché Elisabetta l'hai conosciuta in Italia? Conosciuta Elisabetta? Sì, ti ricordi? No, Elisabetta, mi fai diventare rosso pure tu, dai. E ti ricordi quando siamo stati da loro in agenzia? Loro sono i
i Ferrazzas Brothers, come li chiamo io. Allora, un saluto doppio. Un saluto triplo, 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 sono tre. Comunque, ecco, Ok. per esempio, appunto, proprio tornando anche al discorso di prima, tu sai che tipo di progetto ho in mente per quanto riguarda Tour Operator, quindi a tutti gli agenti di viaggio, faccio io questo annuncio, lo faccio io. Allora, a tutti gli agenti di viaggio che vogliono capirne di più di studiare all'estero come servizio extra, contattate Fabio, Fabio ve lo spiega. Sì, vi metto in contatto con Valerio che è più facile. Va bene, Valerio, ti lascio andare a dormire. Va Grazie bene. Dante, grazie veramente per questa chiacchierata. Grazie a E te. keep going. Alla grande, dai, buongiorno, Grazie, buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio all'Italia e fatevi forza che tanto alla fine ricordate una cosa, che una volta il mondo pagava le tasse a Roma Valerio. e Una dovrà volta. tornare così. Forza italiani. Ciao Valerio, grazie. Ciao, buona giornata a te. Ciao.